Con una cerimonia pubblica al Maschio Angioino è stato ricordato Ciro Esposito, il ragazzo napoletano che nel 2014 perse la vita dopo essere stato ferito a Roma in occasione della finale di Coppa Italia di calcio. A quanto pare la memoria di Ciro, con l'impegno della mamma e delle persone come voi che sono ancora molto attente, non è cambiata tanto. Però la cosa che a me dispiace molto è che sembra che veramente c'è poco interesse a divulgare un messaggio di non violenza, soprattutto nel mondo del calcio. Nel corso della cerimonia è stato presentato un progetto socio-educativo per la sicurezza stradale dei ragazzi, che raccoglie le indicazioni contenute in un libro a fumetti, dove è proprio Ciro la figura guida che promuove e sostiene il rispetto delle regole. Per me fu naturale, spontaneo e anche con grande convinzione quello di schierarmi subito su Ciro, andarlo a trovare ed evitare subito che quel dibattito odioso potesse proseguire. Però è vero che, mi ricordo, fu molto difficile, perché la narrazione complessiva nel paese è che Ciro era colpevole perché era napoletano, era di Scampi, era tifoso del Napoli, lo sa che stava facendo. E quello che mi ha colpito, devo dire, dal primo momento, e non è stato solo il primo momento, perché adesso a distanza di anni quell'impressione è diventata certezza consolidata, è stata la grande forza umana e di vita di Antonella, perché effettivamente, lo ricordava Iovino prima, da Antonella nemmeno nei momenti più drammatici è mai venuta una parola di odio, di vendetta o di rancore, ma solo una ricerca forte di giustizia. Dopo 4 anni è vivo, a quanto pare ancora vivo il ricordo di Ciro.